Se non fossimo in aprile, saremmo di certo pronti a scommettere che in queste immagini stiano festeggiando la vittoria del Brasile ai mondiali di calcio. La gioia incontenibile della folla è invece scoppiata alla proclamazione dell'esito del voto sull'impeachment di Dilma Rousseff. Con 367 voti a favore e 137 contrari, i deputati brasiliani hanno detto sì alla messa in stato d'accusa della impopolare presidente, tacciata di aver truccato per 2 anni i conti pubblici allo scopo di nascondere la gravità della crisi economica del Brasile. Il mio paese venceu. Il mio paese ha vinto grazie alla gente onesta. Nascimento di un nuovo Brasil. È la nascita di un nuovo Brasile, quello del rispetto del potere giudiziario e delle leggi. Giudiziario, le nostre leggi. L'iter per l'impeachment è però ancora lungo. La questione passa ora al vaglio del Senato, che forse la metterà in votazione. Poi la Presidente avrà 6 mesi di tempo per difendersi e alla fine il Senato dovrà votare di nuovo e sarà richiesta una maggioranza di ben 2/3. Anche per questo la Rousseff esclude le dimissioni, annunciando di volersi battere contro quello che definisce un golpe contro il governo democraticamente eletto.